ragazzi e bentornati ad un altro video. Oggi è mercoledì 23 febbraio e prima di iniziare questo video volevo semplicemente ringraziarti e ringraziarvi tutto il sostegno sul lancio di Kaizen che abbiamo fatto domenica scorsa. Non sono riuscito a fare molto contenuto perché stavo lavorando back-end per far uscire tutti gli ordini. Voglio ringraziare tutto il team, Ele, mia sorella Bianca, Sammy. Abbiamo fatto uscire centinaia e centinaia di ordini entro le prime 24 ore e niente, grazie veramente di tutto il supporto. In questo video però parliamo di qualcos'altro. È ora di finalmente prendere più seriamente la mia condizione fisica e la mia composizione corporea, perché nell'ultimo periodo, proprio perché il lancio, diciamo che l'ho utilizzato un po' come una scusa per allenarmi di meno, a parte che a casa non è che mi piacevano tantissimo, quindi mi sono allenato di meno a casa e poi, dato che mi allenavo di meno, anche con la dieta sono stato molto molto meno attento, non ho tracciato niente, ma è ora di riprendere le cose in mano più seriamente. Voglio tornare a dei livelli del mio fisico abbastanza alti, tornare ai livelli che avevo raggiunto a Marbella, che era decisamente il mio fisico migliore di sempre, e quindi voglio che quello sia il mio obiettivo almeno per ora e per i prossimi 3-4 mesi fino all'estate. E allora, sono appena tornato a casa, mi sto preparando il mio caffè. Stamattina ho deciso di fare un po' di questo Starbucks, che è caffè normale, e ci ho aggiunto un po' di questo Illy decaffeinato, ovviamente il mio caffè filtro come sempre, e sto facendo metà e metà semplicemente per il fatto che con la caffeina, dato che comunque è una droga e costruiamo tolleranza dopo il lancio, che diciamo ne ho abbastanza usato o abusato, in questo momento voglio provare comunque a ridurre dove possibile la caffeina durante la giornata. Però questa clip l'avevo fatta per un altro motivo, perché per iniziare al meglio, quando una persona magari inizia con me o vuoi veramente trasformare il tuo corpo, la cosa che dico sempre più importante è avere un programma su cui riesci a aderire e ad essere costante. Qual è la problematica più grande? Che purtroppo le palestre, almeno qua a Lussemburgo, sì, sono riaperte, ma solamente su prenotazione. Ci sono tipo solo 9 posti per una palestra enorme con tipo migliaia di iscritti, e quindi viene veramente difficile riuscire a trovare e ad allenarsi sempre alla stessa ora. Vi faccio ad esempio vedere qua, oggi è tutto occupato, meno male domani ce l'ho fatta a prendere per le 10, giovedì ho preso sia alle 8.45 che alle 3, così che ho la scelta, in caso mi svegliassi presto vengo qua, altrimenti vado più tardi. Devo solamente oggi trovare uno slot, e quello che penso di fare in queste situazioni è o chiamare e vedere se hanno uno slot libero, oppure mi presento e basta, ci voglio andare a tutti i costi, quindi io mi presento e vedremo insieme come va. Ragazzi, noi siamo in macchina, sono le 4:19 e come vi avevo detto ho chiamato e ho trovato uno slot libero. Penso che una persona abbia disdetto la prenotazione, quindi ce l'ho fatta a inserirmi, quindi stiamo andando in palestra in questo momento, c'è un sacco di traffico, ho pensato why not, vi parlo nel frattempo. In quest'ultimo periodo, come vi ho detto, mi sarò allenato un 2-3 volte solamente con qualche allenamento a casa. A Barcellona stavo facendo praticamente ogni giorno con un po' di peso corporeo, ma da quando abbiamo fatto il lancio proprio 0-0-0, è probabilmente stato uno dei miei peggiori momenti degli ultimi 2-3 anni. Non penso di aver mai avuto questa incostanza con gli allenamenti, quindi devo veramente tornare in carreggiata. Per farlo, ovviamente, non è che inizio subito sparato al massimo, sto facendo una sorta di primer phase in cui sto riabituando il mio corpo ad allenarsi, quindi mi mantengo ad un RIR tra il 4-3-2 ripetizioni in reserve, quindi non vado al cedimento, e soprattutto il volume è abbastanza basso per gruppo muscolare a settimana, quindi faccio questa sorta di primer phase, che vuol dire semplicemente una fase in cui mi devo riabituare al volume allenante. E per quanto riguarda gli esercizi specifici, non ho ancora deciso 100% la selezione, sto diciamo testando un po' di cose differenti in modo da appunto riabituare il mio corpo anche per quanto riguarda gli esercizi, quindi penso di fare questo per almeno le prime 2 settimane e poi vedremo di fare qualcosa di fatto appositamente e di seguire un vero programma per bene settimana dopo settimana. Ma intanto devo abituare il mio corpo anche solo allo stimolo della palestra, quindi preferisco fare questa sorta di primer phase. Sono in ritardo, speriamo mi facciano comunque entrare, ci vediamo in palestra.
E allora parliamo del mio piano di attacco di rientro alla palestra. Nel prossimo video parlerò nello specifico del mio allenamento e della dieta che andrò a seguire. Qua voglio semplicemente darvi un pochino il contesto, così che magari anche per te, il momento in cui riapriranno le palestre, saprai come allenarti e saprai come approcciare il tuo allenamento. Come ho detto, farò una iniziale primer phase di durata intorno alle 2 settimane. Una primer phase non è altro che una fase in cui vogliamo riabituare il nostro corpo al volume allenante. È una fase che si può anche fare proprio durante un mesociclo di massa, anche quando le palestre sono già aperte, quindi dopo magari 2 o 3 mesocicli in cui spingiamo il volume allenante, inteso come numero di serie settimanali portate vicino al cedimento per gruppo muscolare. Diciamo dopo 2 o 3 mesocicli di alto volume il corpo comunque si abitua allo stimolo del volume e noi possiamo quindi fare una primer phase riabbassando il volume, letteralmente magari dimezzando e portando tutti i gruppi muscolari intorno al minimo del range del MAV o del MEV, quindi del minimum effective volume, generalizzando intorno alle 10 serie per gruppo muscolare a settimana. E quindi io anche adesso, dato che comunque mi considero un pochino deallenato per le ultime 2 settimane, 2 mesi, se io entrassi in palestra e facessi, riprendessi semplicemente l'allenamento che facevo a dicembre, ne uscirei fuori con dei DOMS che mi porterei appresso per 3-4 giorni, creerei molto molto danno muscolare che non serve in questo momento. In questo momento serve solo iniziare a riabituare i muscoli allo stimolo meccanico, al volume, e quindi facciamo questa primer phase in cui il volume è bassa, e questa primer phase la farò solamente per le prime 2 settimane. In questo momento inoltre è dove non ho ancora deciso i miei esercizi per il mesociclo, quindi sto entrando in palestra e sto, diciamo, colpisco ogni gruppo muscolare perché seguo comunque un full body, e di questo vi parlerò meglio nel prossimo video, ma non ho degli esercizi specifici in questo momento, quindi magari una seduta decido di fare un bicep curl per i bicipiti e la seduta dopo voglio fare i cable curl sempre per i bicipiti, quindi cambiando modalità. E però lo faccio solamente per abituare il mio corpo a questi diversi stimoli, e ovviamente l'altra cosa è non porto nessun esercizio al cedimento completo, quindi mi mantengo ad un RIR più elevato, semplicemente in modo appunto di non causare, uno, danno muscolare eccessivo, che non aiuta con la crescita muscolare, non aiuta con niente in questo momento, e due, non creare affaticamento inutile, sia a livello locale, quindi muscolare, che a livello sistemico, quello ancora più importante, perché appunto proprio a livello sistemico non sono più abituato. Dopo queste 2 settimane di primer phase, allora lì entrerò nel vero e proprio mesociclo e riprenderò bene gli allenamenti, capirò appunto quanto riesco ad essere costante e a che ora mi alleno, sperando appunto con la palestra in prenotazione riesco ad essere costante, quindi avrò, diciamo, dopo queste 2 settimane più chiaro anche tutto ciò che riguarda appunto l'orario in cui andrò in palestra, se riesco ad allenarmi ogni giorno oppure solo 3-4 volte a settimana, eccetera eccetera. Allora da lì, dopo queste 2 settimane, inizierà il mio vero e proprio mesociclo in cui faremo i test massimali, in cui creeremo tutto il programma, ma di questo vi parlerò meglio nel prossimo video, quindi stay tuned. Ok ragazzi, ho appena finito l'allenamento, volevo fare un physique update completamente onesto. Un po' forse sono imbarazzato, però fa bene fare un physique update anche a me personalmente, così vedo il mio punto di partenza e quanto sono regredito senza gli allenamenti. Spero che non sia troppo male, diciamo che ho un pump full body ma comunque niente di eccessivo, e niente, vediamo com'è il mio fisico dopo appunto 2 mesi senza palestra, con qualche allenamento a casa, e però niente di che veramente. Questo è il mio fisico attuale, vedremo nelle prossime settimane, prossimi mesi, spero di essere abbastanza costante e vedremo di tornare un pochino al livello dove eravamo prima. Questo è una cosa che voglio riuscire a fare quest'anno molto di più sul canale, essere molto onesto, farvi vedere com'è un fisico naturale, come può cambiare con periodi senza allenamento. Questo è quanto. Vabbè dai, devo dire che ho appena riguardato la clip e pensavo peggio. La cosa un po' che mi ero preoccupato è che mi ero pesato stamattina e pesavo, mi sembra, intorno ai 73.1 kg con la telecamera in mano, che è tipo almeno un chilo. E quindi avevo detto, cavolo, peso solo 72 kg e non sono nemmeno definito, devo aver perso un sacco di massa muscolare. Quindi ero un attimino preoccupato, però facendo il physique update adesso, pensando che comunque questa è una condizione decisamente
non vicino all'arrivo, ma più una condizione di partenza, se volessi fare un periodo un pochino di definizione. Sono abbastanza, diciamo, stupito, e per me è una condizione che va bene considerando appunto il periodo in cui stiamo. Detto questo, molto probabilmente, cioè, sono lontano comunque dalla condizione che spererei e che vorrei avere, ma penso che nei prossimi, se riesco ad essere costante anche solo un mese, proprio grazie alla memoria muscolare, dovrei riuscire a tornare ai livelli di prima, almeno per quanto riguarda il volume muscolare, speriamo anche per quanto riguarda la forza, anche se la forza ha con sé un elemento di abilità, di skill, no? Di specificità, e magari ne discuterò un po', e infatti sono sicuro che ho già fatto un po' su Instagram, quindi mi raccomando, se non mi seguite là, seguitemi là, perché sto provando a postare ogni giorno con i lifting principles, con delle cose informative che possono essere utili anche per il tuo allenamento. Comunque, we are back in the car e andiamo a incontrare il Sammy, perché sono le 5.47 lì, io ho dato appuntamento alle 5.30, sono un po' in ritardo, ma andiamo da lui che sta alla COC, tipo un parco enorme con una piscina, molto molto carino, quindi ci vediamo da Sammy. Ok raga, siamo appena fuori da Sammy, cioè guardate dove cavolo sta. Tipo, questo è un impianto sportivo del Lussemburgo e lui c'ha tipo una camera di albergo appena qui sotto. Che ficata allucinante. Vediamo un po' se lo trovo. Ehi, hello. Come stai? Oh, senza mascherina? Senza mascherina, ah, sì. Pazzo. Però tecnicamente qua dentro ci dovrei stare, solo che non ci sta nessuno, deserto. Figo, faccio un po' vedere. Ah, qua abbiamo un corridoio lunghissimo. Qua a sinistra abbiamo un altro corridoio che va alle saune, piscina. Tutto quanto, già ci sei già stato? Ci sono stato una volta, sì, ieri. Si tratta bene il Sammy. Si tratta molto bene, sì, era incluso la piscina, quindi dai, ci sono andato una volta e poi... Oh, no, io di numero 6 che poi... Ah, poi arriva una stacca e ma chi c'è sta a Lussemburgo? Number 6, e questa è la mia casa. Stavro, sembra enorme qua sulla telecamera, è un po' più piccola. Sì, davvero. Sì, sì, un po' più piccola. Cool! Questo dove sto? Non avete visto dove sta il Sammy? Sì. Figo. Yeah, well, yeah, I try. Vado a mettere un po' d'acqua. Andando un po' i commenti di casa. Wow. E ragazzi, io, dato che già sapevo che sarei venuto qua da Sammy, mi sono preparato uno shake post workout, e questo mi porta back ai livelli universitari in cui mi facevo sempre gli shake. Solitamente adesso preferisco mangiarmi barrette proteiche oppure farmi su una cremina, però oggi, sapendo che sarei venuto qua da Sammy, non sapevo se avrei avuto tempo di consumare qualcosa di proteine, allora mi sono fatto questo shake con le proteine whey di Foodspring, che sono buonissime, le proteine whey alla vaniglia, una bomba, al cocco, una bomba, gusto molto leggero, mi piace. Un gusto è così semplice, leggero e non chimico, che è veramente l'unico che riesco a bere. Qual è quello? Vaniglia, bro. È buona. Proprio buono. Sì, è l'unica che mi... Cioè... No, il cocco è buonissimo, è il mio preferito. La vaniglia pure. Il caffè, allora, se iniziamo a parlare. Tutti i gusti di Foodspring sono buoni, tranne tipo quello che avevamo preso, che era peanut butter e cioccolato. A me peanut butter mi piaceva. A te piaceva? No, a me peanut butter e cioccolato no. Però questo è veramente una bomba, raga. 40 grammi di pro per tipo 30 grammi di pro effettive, o un po' di più, 32 tipo. Dai, yeah. Siamo tornati a casa, mi sono preparato la cena, vi faccio vedere molto molto rapidamente che bomba che mi sono fatto. Abbiamo qua un mega piatto con una fetta di pizza, della carne rossa, questa era molto molto magra. Praticamente al supermercato, quando vado a prendere la carne, se non c'è scritto sopra 5, 10, 15, 20%, guardo semplicemente la proporzione tra il bianco, che è il grasso, e il rosso. Quindi questa c'era veramente pochissimo bianco, quindi so che è magra e sarà una bomba. E poi, come verdura di scelta stasera, ormai lo sapete, la mash. Molto raramente mi cucino le verdure, se me le cucino sono zucchine e melanzane, ma devo dire sinceramente, quando sto con Ele lo facciamo, se sto da solo non ci sbatti. Vabbè, e poi forse mi farò qualche patatina, queste qua sono cotte al forno, ridotto in grassi effettivamente per 100 grammi sono solamente, non so se riuscite a leggere, 13 grammi di grassi, 439 calorie, quindi bassi grassi rispetto alla patatine solite. Questo è il piattone di oggi, non vedo l'ora di dig in. È giunta l'ora per me di andare a letto e volevo fare una clip un pochino conclusiva
e parlare sinceramente di due cose. La prima è ripensare al fatto che Kaizen, anche solo 6 mesi fa, era solo praticamente un'idea e avevamo fatto letteralmente solo le due magliette, i due capi, e un anno fa non esisteva proprio manco come idea. Mi era venuto, sì, appunto, tipo 10 mesi fa quando stavamo a Dubai, e pensare, appunto, ripensare indietro a quella data e vedere semplicemente dove siamo arrivati adesso con l'ultimo lancio è letteralmente incredibile e mette un pochino tutto in prospettiva. E secondo me aiuta anche ricordarselo, tipo ieri sera mi sono messo a rivedere il video, uno dei video che avevo filmato, penso che era il secondo episodio della prima stagione di Kaizen, no, potenzialmente, dove mi ero fatto il tatuaggio proprio Kaizen qui, come vedete, e tipo ero super felice, e lì pensare che al tempo sognavo semplicemente di riuscire a fare un lancio grosso, e abbiamo fatto un lancio con 8 capi diversi e abbiamo fatto sold out di tutto ed è incredibile. E quindi sì, di quello ci sta ogni tanto ricordarsi da dove si è partiti anche col fitness, e vedere e ripercorrere il percorso e vedere quanta strada si è fatto, anche perché spesso vogliamo ottenere degli obiettivi molto più grandi e ci dimentichiamo di guardarci nello specchio e dire: cavolo, guarda lì, comunque un cambiamento l'ho fatto, magari non sono alla fine del percorso, non si è mai alla fine di un percorso, però c'è stata una progressione rispetto anche solo a mesi fa, che è incredibile. Seconda cosa che vi volevo dire stasera era proprio che come content creator sto vivendo una situazione un pochino difficile, anche perché il mio lavoro è abbastanza direttamente legato alla palestra, e il fatto che le palestre sono chiuse ovviamente non facilita, e il fatto che comunque in generale tutto è chiuso, anche quello non è che facilita proprio la creazione di contenuti. E so che può sembrare: ah, ma tu perché stai dicendo queste cose, devi pensare che sei fortunato e sono grato. E io sono fortunato e sono grato. Allo stesso tempo, tipo, c'è anche tutto un aspetto mentale legato al fatto di creare contenuto, che a volte semplicemente penso: ma in realtà non ho così tanto più da dire, ho paura quasi di mostrare troppo alla palestra, perché poi so che c'è gente che magari ci può rimanere male. E queste sono tutte considerazioni che devo fare. Poi a volte penso: ma perché non vado anch'io tipo a Dubai, o ad un viaggio, non faccio, a parte che ci sono le restrizioni, proprio non mi sembra la cosa giusta da fare in questo momento. In questo momento, secondo me, voglio provare a essere il più relatable, quindi il più, come si dice in italiano, il più simile a voi possibili, e farvi vedere che sono proprio un ragazzo come voi, e sono fortunato e grato già, appunto, che le palestre sono aperte. Per me quella è la cosa importante, la cosa su cui mi voglio focalizzare. Nel prossimo video parleremo di dieta e di allenamento, vi parlerò con precisione delle mie calorie, vi parlerò con precisione del mio programma di allenamento, quindi se siete interessati mi raccomando ci vediamo nel prossimo video, che penso di fare, dai, mettiamoci la data, ogni mercoledì. Mi impongo che ogni mercoledì faccio il video qua, e proverò a fare anche un video informativo sul canale informativo. Il Kaizen Podcast è di sabato, e poi se siete iscritti alla mia lista, diciamo alla mia newsletter, mando sempre il recap settimanale ogni domenica. Quindi magari un giorno vi dico esattamente quando faccio che cosa, intanto sappiate che ogni mercoledì qua uscirà almeno un episodio, almeno un video. Ti ringrazio di cuore se sei arrivato fino alla fine, mi raccomando lasciaci un like, lasciami un commento. Se mi segui anche tu da quando Kaizen era solo un sogno, grazie tantissimo del sostegno, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ti complimento.